Salve a tutti e benvenuti ad un'altra video recensione dal vostro raccattafilm di fiducia. Passiamo ad una recensione cult di un film che mi ha segnato nel profondo. Stiamo parlando di un prodotto del 1942 per la regia dello straordinario Orson Welles e stiamo parlando di Citizen Kane, Quarto Potere. In un periodo in cui si sfornavano colossal dall'impronta epico-romantica come Via col Vento, un ragazzo che aveva smesso sotto scacco chiunque con un programma radiofonico chiamato War of the Worlds, Guerra dei Mondi, e pensate, aveva fatto credere ai cittadini americani che da lì a poco avrebbero fatto i conti con gli alieni venuti dallo spazio. Una cosa geniale. Beh, a questo ragazzo gli fu offerto da una casa di produzione nota come la RKO la possibilità di estendere il suo estro creativo con le più moderne cineprese per dirigere ciò che voleva. Preso spunto dalla vita dell'editore, imprenditore, politico William Randolph Hearst, Welles scelse di mettere subito le mani su un progetto rivoluzionario alla tenera età di 25 anni, mettendoci anche la sua faccia come protagonista e parte del suo vero carattere ribelle, folle, scoppiettante all'interno della trama. Quarto Potere è la storia del magnate Charles Foster Kane, a capo della testata giornalistica Enquirer, mentre lo troviamo morente già dalle prime sequenze. E prima di morire spunta fuori una parola ambigua, Rosebud, Rosabella in italiano. I media corrono in massa per scoprire il significato che si cela alla base della sua ultima parola pronunciata. Un giornalista, nei panni dello spettatore, ripercorrerà assieme a noi, a ritroso, la vita di Kane, interrogando gli amori della sua vita e i colleghi più vicini a lui, e andrà fino in fondo per capire se quella parola ha a che fare con qualcosa di rivelatorio che Kane ha sempre tenuto nascosto per tutto questo tempo. Welles scrive, dirige ed è l'interprete principale del film nei panni di Kane. Assieme a Herman Mankiewicz, premio Oscar per la sceneggiatura originale, dà una svolta alla fase di scrittura del copione. La teoria imposta da loro fu la seguente: i personaggi rimangono statici se a loro non gli viene fornito uno script musicale. Le battute devono risultare ritmate per tenere sull'attenti il pubblico in sala. In lingua originale il film è come se fosse un'eterna traccia musicale che si ripete in loop, con attori canterini convinti di tener testa alla storia rappresentata. La narrazione fu memorabile ai tempi, ci fu l'avvento del flashback. L'indagine può funzionare solo se noi veniamo catapultati materialmente nel passato del protagonista. Noi entriamo in simbiosi con il giornalista Thompson affinché noi diventiamo avvoltoi attorno al cadavere di Kane. Siamo affamati di informazione. Vogliamo essere sempre in prima linea, ecco, per prevedere la chiave di volta nella sceneggiatura. Rosabella, Rosabella, ma cosa ci può risultare utile con questa singola parola? A che punto della vita del potente Kane la possiamo collegare? Rosabella, come recita una battuta del film, Rosabella, morta o viva, forse si tratta di una cosa semplice. Ecco che anche noi ragioniamo come loro, in questi termini, sia nel film, ma anche con i notiziari odierni, o con programmi discutibili come Pomeriggio 5, per fare un esempio. Intrigante tentazione nel sapere le cose prima di altri e volerne ancora di più, dettagli su dettagli, senza porci uno stop, senza freni. L'intera messa in scena preparata da Wes è un gioco perverso che sconvolge la nostra mente. Inizialmente, con 12 minuti, ben 12 minuti di reportage, un semidocumentario a montaggio indiavolato riguardante la biografia di Charles Foster Kane, Welles ci versa addosso una quantità di curiosità incalcolabile, tanto da distogliere lo sguardo, dallo schermo e sentirci destabilizzati. Poi, quando comincia il percorso a ritroso per scavare nel suo passato, piano piano Wells ci prende sotto braccio e ci interessiamo maggiormente alla caccia al tesoro. Rosabella, Rosabella, ma che cosa si può ricavare da questa parola? Forse ce lo può spiegare chi lo ha sempre amato,
la sua seconda moglie Susan Alexander Kane, o forse il suo collega di lavoro più affidabile Bernstein. Forse possiamo intrufolarci nella biblioteca della Fondazione Thatcher e addentrarci nei manoscritti più preziosi per catturare e farci nostra quella parola. È un circolo vizioso maledettamente incredibile, tanto da voler essere già a fine pellicola per la risoluzione del mistero. Due, le importanti svolte sul fronte della regia. Mai così funzionale in una storia, tanto da finire su numerosi libri di cinema. Ad esempio, quelli che ho qui dietro, la profondità di campo e l'attraversamento di muri, pareti e vetrate. La profondità di campo è un valore aggiuntivo ad una sceneggiatura già perfetta di suo. Il film è ricco di inquadrature dal basso verso l'alto per chiudere i personaggi presentati in una prigione di menzogne, ipocrisie, dalla quale nessuno può essere una vittima, e tutti sono invece degli ammirabili vinti. Non è mai presente una sequenza che possiamo definire statica, anche quando siamo alle prese con un dialogo longevo, Wes ci dà modo lì al momento di inquadrare la location, di dividerla in sezioni e riconoscere la posizione e quindi l'importanza dei diversi personaggi filmati. Superlativa la tecnica dell'attraversare le scenografie nella quale non ci dovrebbe essere concessa la nostra presenza. In particolare l'entrata iniziale nella villa Xanadu di Kane, con tanto di no trespassing, non attraversare. Poi tutta la sequenza nella biblioteca Thatcher e anche le due incursioni dal lucernario in alto nel nightclub di Susan. Wes ci conduce lo stesso all'interno di esse, di queste scenografie, per essere al passo con i reporter e con la loro sete di conoscenza. Il voyeurismo più puro qui rappresentato alla perfezione. La fotografia, in collaborazione con l'illustre Greg Toland, secondo me il Roger Deakins dell'età classica della cinematografia, è magistrale. Grazie alla supremazia del nero sul bianco vengono accentuati gli spazi opprimenti, gli uffici della sede dell'Enquirer, pregni di meschini e doppiogiochisti. Un mondo in cui Kane pensa di detenere il primato assoluto, ma ben presto si accorgerà di essere l'ultima parte di un carro, cioè del carro di un sistema fasullo e difettato, il padrone di un impero giornalistico, alla fine gambizzato dai membri stessi di quell'impero. E da qui la nostalgia di una vita passata da piccolo a giocare nella neve con sua madre, in flashback di notevole spessore. I ripensamenti che iniziano ad affiorare, ad annebbiare la mente di Kane. Una fotografia qui più pacata e avvolgente, Quasi come se fossimo lì nel momento, E la differenziazione netta fra l'età che fu giocosa e spensierata e l'uomo che deve attenersi all'avvento del progresso, dell'evoluzione dei media, di una vita quindi senza libertà. Il montaggio è significativo. Non possiede stacchi concisi e diretti, ma delle dissolvenze incrociate che rendono il film scorrevole, appassionante, senza cali di ritmo drastici ed evidenti. Un fiume di parole. Sì, è un fiume di parole continuo che dicono tutto e non dicono niente. Per una parola che è sotto gli occhi di tutti, ma che non riusciamo mai a farci caso sino all'ultimissima sequenza finale. Passiamo subito ai voti, forza andiamo. Un'opera prima di Wells che non perde assolutamente lo smalto, una perla visiva immortale che rimarrà negli annali della settima arte. È un gioiello di indiscutibile valore artistico. Il voto che do ad uno dei più rivoluzionari film americani, al lavoro più influente, punto di riferimento per ogni rilevante regista nato nell'era moderna del cinema, assieme al Padrino, che anche quello è stata una perla da tenere sempre in considerazione, una perla degli appassionati, il voto è 10. Qui il raccattafilm ha finito. Spero di aver detto tutto e passerò quindi a una prossima video recensione o classifica. Vediamo un po'. Un ringraziamento particolare a chi mi sta seguendo nel canale e un saluto a tutti. Ciao, a presto!